Il signor delfino, che nome è? Ma che ca... E gli eroi cosa fanno qui? Questi tizi, queste aquile? Ah, ma è Clash Royale, ragazzi. E lì, anche lì otterrei la ricompensa. Oh, quanto cacchio è veloce, sardina, vieni qua. Space Gamers, benvenuti a un nuovo episodio di Final Fantasy VII Rebirth. Ragazzi, scorso episodio abbiamo incontrato Yuffie. Yuffie che ha una missione molto importante, ovvero quella di uccidere il capo della Shira, l'attuale capo della Shira, perché ricordiamoci che nella parte 1 è cambiato. Ora ci sta attaccando il tizio in moto che, se non sbaglio, l'abbiamo già visto, però non mi ricordo assolutamente nulla. Quindi adesso andiamo. Ho soltanto modificato un pochettino il team, ho messo delle materie in più. Adesso vi faccio vedere un po' cosa ho combinato. Allora abbiamo Cloud, che ho scoperto anche un'altra cosa, ovvero avete presente che vi ho detto che possiamo portare un'abilità da un'arma all'altra in maniera tale da potenziarci e soprattutto usare armi che sono un attimino più potenti di quelle che abbiamo attualmente. Bene, quell'abilità dobbiamo usarla, dobbiamo spammarla, e quindi ecco perché con Cloud ancora non abbiamo questa possibilità, perché non abbiamo mai usato praticamente l'elezione estremante. Discorso diverso però con Tifa. Con Tifa abbiamo spammato tallonata e infatti adesso l'abbiamo come abilità e la possiamo usare sempre con qualsiasi arma. E quindi a lei gli ho messo i nuovi guanti, che non sono nulla di questo grande miglioramento, però fa un po' più di danni magici, ma ce li teniamo così per sbloccarci poi il tuffo vorticoso che useremo adesso. Ho portato anche Aerith, ragazzi, ho messo in stand by un po' Barret. Usiamo un po' Aerith anche perché dobbiamo potenziare anche le sue materie, perché più usiamo i personaggi più evolviamo le materie, questa è una cosa molto importante da fare. Per il resto nulla da segnalare, io direi di partire subito. Ricordatevi il mi piace, ricordatevi l'iscrizione al canale e noi andiamo avanti. Penso che andremo, forse non dico full trama oggi, però faremo una grossa fetta di trama, a meno che non dobbiamo subito addentrarci a Yunon. Se dobbiamo addentrarci a Yunon, io farei un episodio prima di potenziamento di missioni secondarie, perché vorrei potenziarmi un bel po'. Andiamo. My friend! Ai cara zuzuranai na! Sonna tomo ni louhō da! Kono tabu, Aeris kyūshitsu tokumei butai ni battiki sarete ne. Sono koto o tsutai ni kita tte wake. Hitori de kita no ka? Quindi non combattiamo adesso. Ok, ci aspetta di sopra. Quindi si aspetta che, insomma, andremo. Penso che se lo aspetti qui per la Shira. めんどくさそうなやつだな。ここ離れた方がいいよね。村にも迷惑がかかるし。上に行くならブリシラを頼れってユフィ言ってたよね。神羅の相手ご苦労さん。Tu sei una pezza. Ora, scunai che tot tokina. Non deo come cane. Anta tachi ni kakatta kensho kinsa. Motomoto anta tachi ni mo ikuraka watasu tsumori datta no sa. Han shinra doushi de igami atte mo shikata ga nai daro. Beh, hai rivelato la nostra posizione al nemico. Ora si aspetta che andiamo di sopra. Umaku ittan da kara ii janai. Ato wa Yuffie ga umaku yaru youni inoru dake da. Non ho capito. Puoi usare di nuovo lo spostamento rapido. Molto molto bene. Allora abbiamo missione secondaria di Ronda, che non voglio fare. Mi sa sul cazzo adesso Ronda. No, vorrei giusto capire se possiamo fare un episodio secondario adesso, perché ripeto, vorrei potenziarmi prima di andare di sopra. Non vorrei che
parlare con Yuffie significherebbe andare di sopra. Però proviamo. Al massimo ricarichiamo. お前を頼れとユフィから聞いてきた。嬉しい。任せて。あのね、ユフィが調べたら、ジュノンに行くにはあの船を使うのが一番楽ちんなんだって。ほら、あそこで船を操作できるの。誰かが操作室に行き、船を降ろす。残りのメンバーが船に乗り、引き上げるというわけか。 問題はどうやって操作室まで行くかだな。電流注意。うん、侵入者が登れないように電気が流れてるの。無理じゃねえか。そこでイルカさんの出番。イルカさん、イルカさんが出会った時の話聞く？あのね、そう、海を泳いでたら。そんなこと言い方聞こえて。 あ、目の前。ごめんね、プリシラ。用事済んだらまた来るから、イルカさんとのことその時聞かせて。じゃあ約束。はい。ん？知らないの？こうこうこうだよ。ああ、わかった。オッケー。それで どうする？イルカさんの力を借りてジャンプするの。そしたら、きっと届くよ。で、誰がイルカさんに飛ばされる？頼んだぜ。Quando mai? Ora vai. Allora, già,準備ができたら声かけてね。 Una volta saliti per un po', non potrete tornare a Yunon Bassa. Salite lo stesso. Ragazzi, facciamo no per adesso, perché... Benvenuti a un episodio secondario, che non sarà tanto secondario, perché dovremo fare un sacco di roba. Allora, io la cosa che voglio constatare subito, a parte sbagliare tasto, è se possiamo tornare indietro. Speriamo di sì, perché diceva il viaggio rapido adesso si può usare. Quindi vorrei usarlo. Si può? Si può fare... Dimmi di sì, dimmi di sì, dimmi di sì, dimmi di sì. Non si può fare. Come torno qui? È un grave problema. Come faccio a tornare qua? Allora, sono tornato qua all'accampamento dei Chocobo perché direi la prima cosa da fare, a parte prendere questa missione che abbiamo visto nello scorso episodio, ma che abbiamo completamente ignorato nonostante avessi detto che la volevo fare. Perché spacchiamo tutto? Ma Red, ti vuoi calmare due secondi? Vediamo un po' cosa dobbiamo fare. C'è una grossa rivalità fra gli allevatori di Chocobo. Perché sei nudo? No, giusto per chiedere. Questa sicuramente sarà una missione che aumenterà l'amicizia con Eri, dato che c'è lei come protagonista. Finché vai girando nudo, figlio mio, è ovvio che ti fa male la schiena dopo. Non ho mai parlato con lui. No, in effetti. Per forza, ce la fa? Perché? Va bene. Noi troviamo tutto. Ti sarà solo zitto.
Ok, dobbiamo andare a prendere un ciocobo. Andiamo a prendere il nostro ciocobo della zona. Space Gamers, super taglio brutto per dirvi che sono il Pask del futuro e la missione secondaria che state per vedere non ci sarà nel video perché l'ho voluta tagliare in favore di una missione ben più importante che vedrete a fine video che registrerò in questo momento. Ora vi vedrete la parte dove catturo il ciocobo che ci serve per la missione che non vedrete, che tra l'altro ragazzi non ho nemmeno ancora finito quella missione perché dobbiamo trovare degli oggetti e non ci disegna sulla mappa, quindi devo trovarli a mano, non ho idea di dove andare a cercare. E quindi quella parte la tagliamo, vi faccio vedere io che catturo il ciocobo, poi tutta la parte esplorativa e noi ci vediamo a fine video che adesso registrerò la missione secondaria che porterò in questo video secondario tra virgolette. Ciocobino, ecco qua. Dobbiamo stare attenti a non farci trovare dei ciocobo. Allora, la lentezza. Ma che si faceva? Dovevo schivare in qualche modo. No, ok. Parte adesso il minigioco. Menchia, ce ne sono molti di più qui. Bello che è diverso. Questo cosa mi serve? Vediamo. Oh, per non farci vedere questo. Va bene. Seguiamo il carretto. Fatti buono là, eh. Non ti muovere. Ah, lo segue anche con lo sguardo. E poi me ne devo andare di qua. Perfetto. Questo invece serve per tornare indietro. Qua ci sono le pietre che dobbiamo lanciarle. Tipo voi, no? Andatevene di là. Girati. No. Scusa, figlio mio, come faccio a superarti se tu non giri la testolina, vero? I sassi non hanno nessun effetto. Che tristezza. Cosa si è addormentato? Perché si è addormentato questo? Vabbè, io vado. Porca! Ma si era addormentato! Sono tutti scappati. No, scusatemi, stava dormendo lui. Non è giusto. Scusami, eh. Ora è chiaro. Io pensavo si tornasse indietro con l'altro. Invece richiami questo. Ora ha molto più senso. Molto, molto più senso. In realtà devo riazionarlo forse. Fatemi vedere. Se io lo riaziono dovrebbe tornare indietro, giusto? Muoviti, 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 muoviti. Aiuto! Ok. Ah, posso colpire l'interruttore con il sasso, addirittura. Qua mi vedono sicuro. Un attimo. No, 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 chi mi ha visto? Non mi ha visto nessuno. Ma che palle! Quindi posso fare lo sniper così. Aspetta, aspetta. Fermo, fermo. Punta bene, punta bene, punta bene. Vai. Perfetto. E io dovrei lanciarmi subito sulla sinistra. Sempre se il carretto mi dà una mano a non farmi vedere. Non guardarmi, ciocobo. Ok. O di qua. Giusto? Dovrebbe essere giusto. Aspetta, aspetta. Ok, perfetto. Oh, ok. Vai così. Mira là, per favore. Ci arrivi? Ci arrivi, ci arrivi. Per forza ci arrivi. Vai. Non doveva andare così. Dall'altra parte doveva andare. Che palle, che palle. E mo? E mo? A meno che devo fare tutto il giro. Vabbè, noi seguiamo questo carretto. Sta dormendo quel ciocobo, perfetto. Possono essere tranquillamente minchiate questi per molti. Ma cavolo se danno qualcosa da fare al gioco. Non come Final Fantasy XVI che non c'era nulla da fare. Allora adesso dobbiamo fare uno switch incredibile, eh?
Oh yes. Noi ci mettiamo di qua. Perfetto. Non mi vedere. L'ho un po' rischiata, eh? Perché prima mi aveva visto. Vai, 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 mio caro carretto. Ok. Però dovrei distrarre Belle. Con una roccia, forse? Non ne ho idea. Speriamo di sì. No, perché sicuramente mi vede. Dietro di lei. Vai. Non ha alcun effetto. Ma che servono i sassi? Ma perché non la claccio così? Guarda, guarda, guarda. Mi guarda. Mi sta guardando. Mi ha visto. Mi ha visto. Mortacci tuoi. Aspetta, aspetta, aspetta. Mi ha visto ma non mi ha scovato. Nice. Quell'uccellone. Aspetta. No, non mi ha visto nessuno. Non mi ha visto nessuno. Che palle. Devo switchare col carrello. Devo rifare lo switch qua. Così. No, non mi ha visto. Non mi hai visto. Ok, fermo. Oh, attenzione. Perché devo rischiare così io? È mio. È fatta. L'ho fatta. Eccomi qua. Piglia. Tiè. Oh, santo Dio. Devo capire cosa serve sellare un ciocobo. Mi dà qualche bonus in più. Ok, con questo ciocobo in particolare possiamo anche scalare le montagnelle. Ovviamente dove c'è il simbolo. Io vorrei andare a fare questa poi, eh. E questa Chadley ce l'ha segnalata come una missione nuova. Quindi dobbiamo ancora farla noi in video. Oh, c'è il gufetto, seguiamolo. Ci dovrebbe portare un dossier. Oh, aspetta. Qua abbiamo la scalata. Vai, ciocobino. Spider-Man. Bello così però. È fighissima questa cosa. Almeno non c'è la cosa più odiata dalla community, ovvero la scalata gialla. Qua abbiamo, mi sa, una pietra degli Aspir. Sì. Degli Esper, non degli Aspir. Mi sa che sta qua sopra. Ce l'abbiamo. Eccola qua. Facciamocela, mi sa che è finita questa. Io vorrei farmi una sfida con gli Esper. Possiamo. Via dal ciocobo. Per favore. Grazie. Non so quanto sia infattibile affrontarla senza indebolirla. Vorrei provare effettivamente. Aspetta. Madonna, questo è complicatissimo. Quadrato, triangolo. Alla prima botta, che culo. Vorrei provare a affrontarli con una sola debolezza. Non so cosa possiamo combinare, però vorrei farlo. Magari lo facciamo alla fine di questo episodio. I pezzi dovrebbero stare da queste parti. Quanta bella roba che sta qua. Oh, abbiamo trovato la fonte. Perfezione. Di solito queste cose ci sbloccano anche gli scavi. E quindi è utile trovarli. Vai. Vediamo un po' cosa abbiamo trovato. Boom. Dovrei anche leggerli i dossier. Non l'abbiamo fatto con la prima volta che abbiamo trovato sta roba. Adesso ce lo leggiamo però. A meno che non è uno scavo. Analisi, trasmessa. Ok, mi sa che non è uno scavo questo. Ok, possiamo leggerceli entrambi. Allora, leggiamoci prima Yunon. In passato la popolazione di Yunon viveva in mare su barche costruite appositamente raccogliendo prodotti ittici da vendere sulla terraferma. Uniti dalla possibilità di viaggiare liberamente in un'epoca in cui le vie di comunicazione erano ancora poco sviluppate, questi navigatori formarono ben presto una comunità. Cresciuta fino a diventare una vera e propria città su grandi imbarcazioni galleggianti, la Repubblica di Yunon divenne il fulcro di una fitta rete di scambi e si propose di contribuire alla prosperità delle altre terre mettendo in contatto uomini e città. Yunon ottenne così un ruolo preminente e diede la propria impronta a un'intera epoca finché la Shirra, forte della scoperta dell'Amako, non le mise fine. Oggi la città, che un tempo fu una prospera capitale, è relegata nel silenzio del fondale marino. Mentre la storia di Calm si sviluppò come importante crocevia nella prateria e le sue rinomate mura furono costruite originariamente per regolare il transito di viaggiatori e merci. In seguito furono proprio le mura ad attirare l'attenzione della Shirra, che durante la guerra contro la Repubblica occupò la cittadina e la trasformò in una base militare.
Rimase sotto il controllo della Shira, calma e priva di reattori, ma viene rifornita di Mako da Midgar attraverso un'imponente conduttura completa di serbatoio per lo stoccaggio che abbiamo riparato qualche episodio fa con l'altra tuttofare. Ciò ha notevolmente migliorato lo standard di vita degli abitanti senza danneggiare l'ambiente e fa sì che un numero sempre crescente di persone scelga di trasferirsi qui. Circa 10 anni fa, Calm subì le conseguenze di gravissime circostanze. La Shira contribuì alla ricostruzione, ma non si hanno informazioni precise al riguardo. Queste sono le uniche due fonti di dossier che abbiamo trovato. Volevo tornare indietro per trovare le altre, ma attualmente non possiamo farlo. A sto punto io andrei qua. Andiamo verso quella missione che ci diceva di fare Chadley. Il problema sapete qual è? Che mi sa che non possiamo raggiungere quella zona. E invece l'ho raggiunto. Perfetto. A posto. Tutto fatto, tutto fatto. Siamo alla torre, siamo alla torre. Vuoi sapere anche a che livello sono questi qui? Si può sapere sempre con analisi? Livello non si sa. Non si sa proprio. Punti vita? No, non si sa. Solo che sono deboli al ghiaccio. E quindi ne approfittiamo. Ho levato il ghiaccio, ranghi magici, cioè... E accesso a magie di rango superiore. Sì, lo sappiamo. Abbiamo energia adesso. Scusami davvero. Che è? Boom. Mica shottato. No, non è vero shottato. Quasi. Perfection. Ah, io dovrei usare l'abilità. Lesione estremante. Vai. Dobbiamo spammarla così poi ce la portiamo sull'altra arma. Che quella sì che è molto più forte di questa. Eccoci qua la torre. Sblocchiamocela. Ecco, una cosa che non ho capito sono ancora attacchi aerei, raga. Non lo so. Non ne ho proprio idea. Non so come salire sopra. Mi sa che non si può fare. Mi sono rivisto i tutorial, raga, per capire come si può fare. Non esiste. Non ne ho proprio idea. Se potete scendere, mi fate un grande favore. Grazie mille. Fatemi usare anche la catena rapida. Lesione. Vai. No, ovviamente non l'ha preso. Io c'avevo l'attacco caricato con Cloud, ma mi sa che devo per forza usare un'abilità sinergica con Aerith. Io mi sto innervosendo. Non ce la faccio. È una rottura di scatole sta cosa. Che non posso volare. Però in realtà si può fare. Perché il computer certe volte lo fa. Ma non so come. Non so come lo fa. Non ne ho proprio idea. Azioniamo sta torre, per l'amor del cielo. Dobbiamo salire ancora di più. È una miseria, bella alta questa torre. La prima volta che scaliamo così tanto. Vai, attiviamola. Vediamo se ci abbiamo qualche altra missione secondaria qui. Anzi, attività secondaria, che missione. Zona di caccia. Perfetto, solo quella. A questo punto direi di farci la zona di caccia. Anche perché vedo delle belle ali giganti qua. Salve, cosa dobbiamo fare? Intenzione nemico, stremarlo e eliminare entro il tempo limite. Mi sa che è da solo questo. Possiamo? Ovviamente è un nemico volante. Non siamo mai signore mettere dei nemici normali oramai in sto gioco. Nemici con delle zampe. Vento, ok. Allora usiamo Aerith. E possiamo anche caricare il quadrato di Aerith, è una cosa che mi sono perso. Vai. Dio mio. Questa cosa che attacca il personaggio attivo è veramente fastidiosa, eh. Ho fatto una schivata incredibile comunque. Vai. Boom. Perfetto. Io me ne vado così. Niente da fare, mica che danni. Mi ha shottato Aerith. Oh, che palle. Mi devono attaccare il personaggio attivo sempre. Sempre. Madonna. Arrivo. Non arrivo più. Come usare Aerith. Aspetta che dovrei curare, sinceramente. Niente. Per forza. Per forza Aerith deve attaccare. È impressionante per me. È impressionante sta roba, raga. Mi fa innervosire perché non ha senso. Non ha proprio senso. Devo curare per forza lei. Facciamolo. Dai che l'abbiamo stremato almeno. Niente, fuori combattimento. Che due scatole.
È impressionante sta roba. Non abbiamo capito niente del combattimento. Ma perché non si vuol far capire? Si capisce nulla. Fammi fare l'aereo almeno. Ok. Io me ne vado, me ne vado, me ne vado, me ne vado. Attacca gli altri, bravo, bravo, bravissimo. Bravo, bravo, bravo. Attacca Cloud, finalmente. Finalmente, via. Attacchiamolo. Ok. Abbiamo usato l'abilità sinergica. Perché? Almeno abbiamo fatto 3 su 3. Almeno è una gioia. Ma siamo morti praticamente, non abbiamo più vita. Da quello che ho capito dovremmo avere delle abilità che ci mandano in aria, ma non sappiamo se ce le abbiamo. Tifa forse sì, perché Tifa l'ho vista volare qualche volta. Però è sempre quel discorso lì che gestire tutti e tre, ragazzi, non è semplice. Può sembrare semplice, ma non è semplice gestirli tutti e tre. Perché anche perché alcuni sono molto lenti a caricare, perché non attaccano, non fanno nulla. Stanno là, parano, qualche volta tirano un attacco base e la barra si riempie, boh, quando vuole lei, addio. Cantiere della Shenra, attenzione, qua ci sono le casse. Quante casse abbiamo? Una abbiamo trovata. Sono 3 casse. Polsiera potente, ottimo, anche se già ce ne abbiamo, però lo possiamo mettere a qualcun altro. 980 guil, che schifo non fanno, però qualcosa in più potevi darmela. E l'ultima cassa, eccola qua. Abbastanza easy, 3 antidoti, va bene. Piacerebbe avere una panchina, anche perché in queste condizioni non so se posso affrontare un'altra battaglia. Anzi, io cercherei di evitare il più possibile. No, non ci ingaggiate, non ci ingaggiate, grazie, grazie mille, risparmiateci. Oh, abbiamo una fermata, perfetto. Seguiamo il ciocobino. Portaci in salvo, fratellino. Siamo messi malissimo. Ah, meno male, va. Usiamo il cuscino sul culo. Bene, ci siamo rinfocillati. Adesso possiamo proseguire le nostre missioni. Dovremmo essere vicini. Non dobbiamo fare tutto un giro gigantesco. Dobbiamo salire qua sopra, in realtà. Ok, dobbiamo usare il ciocobo. Meno male che l'abbiamo sbloccato. Io non vorrei combattere contro di questi, se è possibile. Le cose aeree mi danno fastidio. Anche se vorrei testare questa cosa che ho scoperto, il fatto delle abilità che ci portano in aria, sperando di avercene qualcuna, però meglio evitare. Sembra essere un'area molto grossa qua sopra. Cosa dobbiamo trovare? Questa è una cosa che non abbiamo mai fatto. Imbarcazione naufragata. Bene. Esplore dintorni. Ci sarà qualcosa che attirerà la nostra attenzione per capire cosa dobbiamo fare. Tanto raccogliamo tutto, non si sa mai. Anche se il crafting non lo stiamo usando proprio, anche perché non c'è nulla da craftare. Ma in realtà abbiamo queste robe qui che possiamo craftarci, anche se non abbiamo, non sappiamo che materiali ci servono, minimamente. Ingranaggio eolico, funzionamento delle vecchie turbine a vento. No, non sappiamo nulla qua. Anche che, posso essere sincero, non è che siano cose dove mi strapperei i capelli, anche se i capelli non ce li ho. Perché comunque le difese sono un po' bassine. Speriamo che non sia una cosa implementata a caso, il crafting. Spero di no, sinceramente. E qua no, ovviamente non possiamo arrampicarci, perché io odio che non c'è il salto. Proviamo un'altra strada. Qua cosa c'è? Cerchiamo questo? Cos'è? Vestigio recuperato. Condor 4とか懐かしいな。戦術訓練で使ったことがある。 È tipo una miniatura. Vinci a Forte Condor. Dove stiamo andando? Ma che cazzo? Siamo giocattoli. Dobbiamo vincere la partita in prima persona, però. What?
頼んだぞ。隊長。Abbiamo già perso. Il comandante è morto. Come combattiamo? Sono troppo curioso. Allora, possiamo scegliere la squadra. Bene. Possiamo portarci Barrett o Tifa. O Barrett e Tifa e non Cloud. Qua abbiamo formazione bilanciata, offensiva, difensiva, di assedio. Raga, ma che cosa stiamo giocando? Proviamo la bilanciata. Facciamo bilanciato con Barrett. Iniziamo così. Non ho capito se è automatico o dobbiamo giocare noi. Mi spiegate? Ok, meno male. Ok, perfetto. E adesso? Abbiamo un arciere, mi sa. Dove faccio? Info eroi. No, un altro spadaccino abbiamo. Ah no, possiamo scegliere. Fermi. Fammene mettere uno un po' più lontano, l'artigliere. Ok. Qua metti un fante veterano. Bene. Sta avanzando il nemico, Non mi piace questo, no? Difensore, vai. Mettiamolo un altro qui. Non possiamo... Ah, il guaritore, vai. Però dobbiamo aspettare. Fermi, fermi. Il guaritore forse lo rimetto insieme al difensore, sapete? Però... posso metterlo, perfetto. E poi non possiamo mettere più nulla. Da capire, da capire. Soldato, metti subito il soldato. Vai. Da questa parte stiamo sfondando, Oh, anche il nostro soldato è andato. Vai, 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 vai. E gli eroi cosa fanno qui? Questi tizi, queste aquile? Ah, ma è Clash Royale, ragazzi. È letteralmente Clash Royale. Non ci credo. What the fuck? Perché queste sono le torri, vedete? Queste aquile sono le torri. No, vabbè. Io ci giocavo a Clash Royale. Non era male come gioco. Poi l'ho abbandonato perché era pay to win. Però era carino. Guarda, guarda. Il mio soldato. Vai, andiamo di qua. Sfondiamo da questa parte. Vai, 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 vai. Artigliere. Vai, 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 vai. Una torre è andata. Bellissimo. Mica, avevo cadere il ciccione grosso là. Oh cavolo. Beh, sfondiamo di qua, raga. Mettiamo il difensore. No, vabbè, questa modalità ce la giochiamo per forza in video. The Clash of Clans su Final Fantasy 7, raga. Ma stiamo scherzando. Bellissimo. Io sfonderei di qua. Anche se qua mi sa che stanno arrivando un po' di ciccioni grossi. Forse dovrei mettere il fante per difendermi un po'. Là non ci arriviamo. Non ci abbiamo tipo la... la stamina raddoppiata. Il tempo limite. Healer, curami. Bravissimo, healer. Mica, sto robottone è fortissimo, raga. Ma noi non abbiamo qualcosa di forte che ci dà una mano. Aia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 
volta per partita, quando la barra di potenziamento è piena, puoi finalmente schierare un eroe. Aspetta, frate. Potrei sacrificare questa torre? Non lo so. Non lo so, Rick. I nostri stanno andando. Io farei così. Vai, difendi. Ragazzi, sto giocando a Clash of Clans su Final Fantasy. Ci rendiamo conto. Mettiamo il fan. Anzi, l'artigliere, vai. Però la mia zona mi sembra più piccola rispetto a quella dell'avversario. Tecnicamente ho vinto, tecnicamente. Tempo scaduto. Ma... Clash of Clans, io una torre l'ho distrutta. Ho capito come si gioca, ragazzi. Non è scontatissimo, però ho capito. Allora, difensore veterano, guaritore, e andiamo col Fante subito. Vai, Fante, via. Praticamente più soldati evochiamo del tipo del nostro eroe, più il nostro eroe lo possiamo evocare. Quindi dobbiamo evocare difensori a profusione, in maniera tale che poi possiamo giocarci il nostro Cloud.
Qua in questo caso direi di evocarci l'artigliere per proteggere la torre. Molto bene. E continuiamo a evocare i difensori qua, la profusione. Dai, 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 fammi attivare il difensore, ok. Cloud, il prossimo difensore, lo possiamo giocare. Dai, qua che l'abbiamo fatto, muoviti, 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 perfetto, 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 perfetto. Difensore Cloud, perfetto. Vai così. Bello, bellissimo. Bravo Cloud. E invece adesso ci evochiamo l'artigliere, adesso ci evochiamo Barrett. Siamo devastanti ora, ora abbiamo capito come si gioca. Bene, benissimo, quanto godo. E di nuovo l'artigliere. Dobbiamo evocare Barret. Quindi i fanti evocano Tifa praticamente. Però non possiamo portarci solo due eroi alla volta. Difensori, dovreste attaccare la torre suprema qua, eh? E ora ci evochiamo Barret. Muy muy bueno. Perfetto. Abbiamo tutti, tutti in attività. Fantastico. Mettiamo i fanti adesso. Ti metterei anche un guaritore quasi quasi. Così ci curano tutti quanti. Qui, perfetto, vai. Questo qua è la cosa più forte che hanno. È fortissimo sto robot, lo voglio pure io. Mossi, mossi. Il vestigio, vestigio, cosa facciamo col vestigio? Yatta! Warewari no shori desu! Onushiro no okage de tosukatta. Rei o iu zo. Taicho, engun no minasan, tsugi no tatakai no toki wa sematte imasu. Ci saranno altre di queste modalità, ragazzi. Io impazzisco. È bellissima questa modalità. Ci ha fregato il vestigio. Ma il comandante ha la voce di Zoro, raga. Sì, mi sa di sì. Ma il mio vestigio l'ho guadagnato con tanta fatica. Finito, ok. Bellissima. Clash of Clans e Final Fantasy. Vediamo che ci dice Chadley adesso. Quindi, un vestigio perso? こんな現象が起こるなんて僕のデータベースでも類似の例を見当たりません。一体どんな権利で記憶されたのでしょうか。これにあの異常値を落ち着けチャドリ。ね、どうするよ。エンシェントマターはあっちの奴らに持ってかれちまったぜ。そうか。エンシェントマター微弱ながらエンシェントマターのエネルギーを確認。Sono di nuovo aperte, dobbiamo combattere ancora? Sempre qui? Sì, andiamo, subito. No, in realtà abbiamo completato la missione. Quindi? Vestigio segnalato. Dobbiamo spostarci. Beh, direi che forse un'altra partitina me la vado a fare, raga. Dobbiamo andare di qua, vediamo se c'è qualche attività che possiamo fare. Comunque le mappe sono veramente veramente belle. Qui mi sa che non ci possiamo andare. No, a meno che dobbiamo seguire questa strada qua. Quindi forse qui ci potrebbe essere qualcos'altro. Abbiamo fatto tutto, andiamo avanti. Abbiamo un altro dossier, seguiamolo. No, i nemici, ma porca di quella miseria. Allora, possiamo provare l'abilità che ci dovrebbe proiettare in aria. Appena faccio fuori questo. Ok, tecnicamente vediamo cosa abbiamo. Dovrebbe essere questa qui, catena rapida. Oppure questa, colpisce presente nemico, frenetto implacabile. Oddio, sapete che non lo so. Forse è questa però. Qualcosa che ci proietta in aria. Sì. Ok, sì. Abbiamo capito come si fa il combattimento aereo. Oh, meno male, va. La mia sanità mentale è salva. Giochiamo il gufetto. Ci dovrebbe portare. Mi sa che il ciocobo. Questo qui non può nuotare, forse. Sto scherzando. Sorgente del relitto. Dove sta? Qua sotto? Sì.
Vediamo il dossier che sblocchiamo. Magari sblocchiamo uno scavo, che ne sai? Che ne sappiamo noi, eh? Dammi tutto, dammi tutto, dammi tutto, dammi tutto, dammi tutto. Fai qua il minigioco. Ecco, qua si potevano impegnare un po' di più, perché è abbastanza semplice. Devi andare al ritmo così. Ed è sempre lo stesso in tutti questi cosi qua. Ok, qua abbiamo gli scavi, ragazzi. Eccolo qua. Dobbiamo tornare indietro, proprio nella zona dove volevo andare. Però prima ci facciamo un'altra partita a Clash of Clans. Ecco qua, l'altra partitozza, ragazzi. È divertentissimo questa modalità. Entri nel mondo di Forte Condor? Assolutamente sì. A me non dispiace, che vuol dire? Sicuramente non recupereremo il vestigio adesso, lo recupereremo secondo me tra un bel po' di partite. Nuovi rinforzi. Stavolta proviamo Tifa. È bello Barrett così. Vai, partita. Chissà se aggiungono regole man mano che andiamo avanti. Potrebbe anche essere. È scarso il comandante. Però lo vorrei usare, sinceramente. Magari come unità. Damos, che la partita abbia inizio subito. Andiamo sempre con la solita strategia. Difensore guaritore. E poi ci mettiamo anche il Fante. Così facciamo avanzare bene bene tutti e due, sia Tifa che Cloud. Vai vai, questo già mi ha bloccato sto coso che è fortissimo. Altro Fante. Aia, ma che danni fa sto coso, troppo forte. Io aspetterei tre cose per il difensore potente. Dai che ce li abbiamo caricati quasi. Ok, difensore potente. Molto bene. Minchia, che danni fanno, raga. Raga, che danni fanno. Ah, questo va direttamente alla torre. Sto grande pezzo di vomito. Abbiamo il Fante. Dobbiamo decidere meglio se fare offensiva o difensiva per evocare prima Tifa o Cloud. Cioè, poi ce lo studiamo veramente bene. Io vorrei avere il mio set di pedine che posso scegliere. Sarebbe fighissimo. Minchia, tutti mi ha ucciso. Addio, addio. Oh, posso evocare Tifa. Beh, io direi che la evochiamo. Perfetto. E poi andiamo col difensore veterano. Qua ci sta per sfondare, raga. Qua è un problema. Però io qua metterei il guaritore. Qua dobbiamo difenderci, però. Mettere gli artiglieri, anche se ci spaccano la torre, chi se ne frega. Vai. Vai Tifa, ti prego. Ti prego Tifa, vinci sta partita per noi. Vai artigliere, ce la vuoi fare. Ce la vuoi fare, ne mettiamo un altro qui. Oddio che sta arrivando qua. Sta arrivando un macello. Posso evocare tecnicamente Cloud, ma lo vorrei evocare là io, sinceramente. Che palle. Ecco, vedi, l'ho evocato completamente a caso. Però adesso lui se ne va di là. Insieme a un Fante. Proviamo a vincerla così. Aiaiaia, qua hanno sfondato brutalmente. Vai così. Dai ragazzi, ce la potete fare. Non ce la faranno mai. Guarda che cacchio di pedine hanno loro. Non ha senso. No, dobbiamo rifarla questa, per forza. È impossibile, ci ha distrutto. Ok, riproviamo ragazzi. Abbiamo anche questa modalità visiva che non è male. Vai, facciamo difensore veterano questa volta con il guaritore. Avanziamo, avanziamo. Prossima volta giochiamo Cloud da questa parte. Dovrebbe essere un pochettino meglio come cosa. Ok, andiamo. Io metterei un altro Fante, che dite? Un artigliere? No, un altro Fante. Sta morendo già quello. Devo evocare Tifa il più presto possibile, che fa danni, fa i dannoni e li dovrebbe spaccare tutti. Dai che ci giochiamo un altro Fante, perfetto. Vai, 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 vai. Oh, sto cane qua, maledetto.
Aiaia, tutto distrutto, perfetto. Allora, giochiamo più strategico adesso. Anche perché lui è arrivato a un certo punto non evoca più niente, ragazzi, perché evoca tutte le pedine, guardate. Adesso ne evoca tre, tutte insieme subito. Abbiamo Tifa, quindi appena le evoca tutte e tre giochiamo Tifa. La prima è andata, la seconda, la terza, però li evoca dall'altra parte. Sto grande pezzo di vomito. Allora giochiamo qua Tifa. Vai. Perfetto. E ci giochiamo anche difensore veterano con il guaritore appena abbiamo la stamina. Ok. Perfetto. Cloud è quasi pronto. Attacchiamo direttamente dall'altra parte. Ora ne gioca altri tre lui. E giochiamo Cloud quando li evoca tutti e tre però. Molto bene qui, molto bene. Direi di mettere l'artigliere qua. Vai Tifa. Vai Tifa bella. Ora evoca i due così grossi. Attenzione, prepariamoci Cloud. Ah, ne gioca 4, porca miseria. Aspetta, metti il difensore Cloud. Vai. Perfetto. Noi guaritori non ne abbiamo più, no? No, mi sa di no. Difensore ancora. Dai ragazzi, dai che ce la potete fare, ce la potete fare. Che danno è questo? Che danno è? Non ha senso, Fante, subito. Vai, vai, ce la potete fare, ce la potete fare. Bravi ragazzi, bravi ragazzi, bravi, 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 bravi. Ci abbiamo anche Tifa ancora viva. Quanto sto godendo, artigliere. Vai, vai. Let's go. Mamma mia, mi piace un sacco questa modalità. Yarimashita ne, Taicho. Sicuramente non lo recupereremo. Addio vestigia. Ecco. Ah, si rubano proprio il comandante. Si rubano. Addios. Ma adesso va nel nostro mondo il comandante, non credo. Ora Erit è rimasta fuori. Sapevamo. Ancient Matter のことを我が宝って言ってたけど、どういうことなのかな。いくつか仮説は立てられますが、いずれも確証に至るにはデータが不足しています。Ancient Matter の位置は不足済みですので。Altra partita, però per questo episodio basta, partita di Clash of Clans. Allora ragazzi, io direi di chiudere questo episodio secondario andando a fare lo scavo, in maniera tale che completiamo questa zona. E ci coloriamo anche questa parte grigia e la completiamo andando qui, attivando un'altra torre. Poi per il resto credo che farò quasi tutto off camera, anche perché abbiamo altri due incarichi in questa zona che magari me li faccio off camera. Dobbiamo anche finire questo ancora e dobbiamo trovare il legname sotterrato che non abbiamo trovato fino ad adesso, però direi di concentrarci su questa roba qua, sugli scavi. Poi ci sarebbe anche quel... Oh, attenzione, attenzione che abbiamo un bel tesorino qui. Oggetti da scovare, perfetto. Dobbiamo andare di là. Dicevo, abbiamo quel signorotto lì. Ci possiamo arrivare? Cioè, sarebbe figo affrontarlo adesso. Abbiamo il chip TM amuleto della psiche. Dobbiamo ancora trovare l'NPC. Si prende questi oggetti. Forse off camera mi vedo qualcosa. Vediamo se lo trovo qui nel paesino dei pescatori. Ok, anche qua abbiamo trovato il secondo. Vai, signor Chocobo. Piglialo. Perfetto. Chissà che ci sblocca questo. Sono chip TM. Migliorie e protezioni. Non è che possiamo migliorare. Ah, sapete cosa forse? Ora che mi viene in mente, vedete qua. Tipo andiamo, vedete, bracciale robusto e polsiera potente. Abbiamo un bel po' di materie che possiamo mettere. Forse questi oggetti li diamo a qualcuno e ci aumenta le palline per le materie. Potrebbe anche essere. Ah, trovato, meno male.
Odoriamo. Eccolo là. Salga. Bravo. Di qua. Qualcosa. Perfetto. Anche qua gli scavi abbiamo finito. No, non devi saltare. Devi raccogliere. Mannaggia te. Figlia. Il l'uccellone è lì. Come arriviamo? Non è impossibile. Non c'è una strada. Vediamo la mappa. Scusatemi, io mi metto in posizione, direzione. È proprio là davanti a me. No, non c'entra un cavolo. Non c'entra assolutamente niente. È qui. Forse eccolo, forse è qua. Vedete che si collega. Forse dobbiamo prendere tipo una barca qui al villaggio dei pescatori e andare lì. Non ne ho idea. Qua tecnicamente abbiamo finito. Ora noi ci tippiamo qui e andiamo qua alla torre e chiudiamo l'episodio. Penso che mi farò una bella parte di esplorazione off camera, ragazzi. Infatti nel prossimo episodio, secondo me all'inizio, vedrete tanti tanti cambiamenti. Però adesso cerchiamo di finire in bellezza. Dai, qualche bel mostriciattolo, qualche cosa di segreto lo troviamo. Siamo già arrivati alla torre. Qua ci sono degli edifici anche. Oh no, cose volanti. Basta, basta. È in agonia, non ce la faccio più. Sarà il mio acerrimo nemico. Oh mio Dio. E vabbè, ci tocca. Vai, forza. Fatemi bestemmiare. Ancora e ancora. Non volare, non volare, ti prego, ti prego. Non volare, non volare, non volare. Già l'altro sta volando. Non volare, non volare pure tu. Io sto a morire. Sto a morire. Craio, su di tu. Su di tu. Che cosa ho detto? Ah, ammazza i danni. Però sto morendo. Aiaiaiaia. Aiaiaiaia. Prendiamo grande pozione. Dobbiamo fare anche un po' di incetta di pozioni prima di andare a fare quella missione lì. Come fai a dare una calmata che mi stai spingendo la mezz'ora? Ecco, è volato. È finita, raga. È finita. Fatela rapida, dai. Meno male, va. Vola, vola, vola. Mi ha colpito, mi ha colpito. Mortacci vostri. Eric, fai qualcosa. Eric, fai qualcosa. Curami. Cura Cloud. Energia. Vai. No, Tifa. Tolto Cloud, vabbè. Cloud è morto. Non ha importanza. Ritorno a tempesta, niente tempesta. Stiamo morendo, stiamo morendo, stiamo morendo. Madonna, quante mazzate prendiamo, raga. Impressionante. Via. Vamos. Niente, comunque non serve a niente questa cosa di escape. Mi colpisce comunque perché è una calamita. Vabbè. Goodbye. Goodbye. Come così? Tifa, te non hai caricato niente di ATM, perché giustamente non riesci a prenderlo. Abilità sinergiche, nulla, va bene. È morta Tifa. 10 HP Tifa. ATM, sono morti tutti, ragazzi. Io non so che fare. Non so che fare contro questi cosi. Veramente sono insopportabili. Sono insopportabili le cose volanti. Insopportabili. E non serve a niente per l'escape, perché tanto ti colpisce comunque. Io non so che devo fare. Guarda, guarda. Critico, sì. Tanto, moriamo, moriamo. Che botta di culo, raga. Non è la prima volta che abbiamo ste botte di culo. Fai così. Possiamo? Oh. Mio Dio, raga. Che fatica. Con le cose terrestri non abbiamo così tanta difficoltà. Va bene che ci shottano, ci fanno un culo così, ci fanno dei danni clamorosi. Ma con le cose terrestri almeno posso schivarle. Con le cose aeree hanno la calamita, arrivano e basta, è finita. Vediamo se abbiamo qualche attività carina nelle vicinanze, altrimenti mi sa che chiudiamo qui l'episodio. Se c'è una zona di caccia magari la possiamo fare, anche se siamo completamente distrutti. Non abbiamo vita. Ricerca Moguri. Ah, ok. Quindi ci sono anche. Stavo scherzando. Ho fatto tipo un discorso, una clip precedente, dove dicevo magari in questa zona ci sono. C'è la modalità Clash of Clans, anzi Clash Royale. E nell'altra c'è la ricerca dei Moguri. No, invece anche qua ci sono le ricerche dei Moguri. Allora, ragazzi, eccoci qua con la missione secondaria che vi voglio portare in video, perché sembra essere molto importante. Non so a livello di trama, ma credo molto importante a livello di esplorazione, perché come potete vedere nella clip di prima ho detto che avrei fatto un'esplorazione off camera. Bene, l'ho fatta, ho praticamente fatto tutto su Yunon,
tranne su Yunon non sembra un pianeta, nella regione di Yunon. Manca questa parte qui, perché una volta che sono arrivato qui ci dicono che non posso passare, dobbiamo fare prima la missione di Ronda. Quindi, per completare tra virgolette al 100% questa esplorazione, facciamoci in video la missione secondaria di Ronda e poi off camera mi completo l'esplorazione e al prossimo episodio ci facciamo un full episodio di storia. E allora parliamo con Ronda, pezzo di vomito, ci hai tradito, ci hai venduto, anche se merda i soldi, non me ne frega. Dobbiamo andare da quella parte bloccata, forse. Quando è bello sto cagnolino? Sardina! しばらく会っちゃいないけどね勝手に村を出てってそれっきりこの金は手切れ金ってとこさもう子供としてもないし、いい加減独り立ちしてもらわないとね。 Dov'è tuo figlio? Chiudere i conti, d'accordo. Che genere di conti? Esploriamo un po' Ronda, anche se maledetta. Ma questa musica di sottofondo? Perché ci sono musiche strane in sto gioco? Ma quanto è bello sardina? Andiamo. Tanto, dov'è tuo figlio? Tanto ci porta la sardina. Yuno scissa. È la parte bloccata. Quindi prima accompagniamo il cane e poi dobbiamo andare lì a Yunon Shis. Andiamo, via. Eccolo qua, sardina. Sardina, non morire, mi raccomando, eh. Andiamo. È minuscolo. Segui sardina? Sì. Vai. Dove dobbiamo andare? Non dobbiamo andare a Yunon Shis. Almeno non credo. Altrimenti avrebbe detto vai Yunon Shis che c'è mio figlio. E lì, anche lì otterrei la ricompensa. Oh, quanto cacchio è veloce sardina, vieni qua. Sto grande pezzo di sardina, vieni qui. Sei troppo veloce. Fermati. Non venire attaccato da cose brutte. Sta correndo un po' strano. Tipo ci guarda così, con la testa storta. Un po' di pressione. Oh no, cose volanti. Ah, tra l'altro ragazzi, mi sono ultra potenziato. Non so se farvelo vedere subito o farvelo vedere all'inizio dell'altro episodio. Come vi avevo già detto nelle clip precedenti. Però il problema delle cose volanti è rimasto comunque. Sì, abbiamo l'abilità, ma fino a un certo punto. Ok. Adesso li one-shottiamo, fortunatamente, i mostri. Dove sardina? Vieni qua. Io. Non corre. Vieni qua. Ma questa musichetta? Musichetta per rincorrere sardina. Che non ci azzecca moltissimo, ma va bene lo stesso. Dicevo ragazzi, mi sono potenziato non poco perché ho fatto quasi tutte, anzi tutte le missioni di battaglia simulata di Chadley. E mi ha sbloccato un bel po' di materie, ho comprato le materie da Chadley. Sono andato a recuperare anche i moguri e ho comprato dei libri per potenziare l'exp ai nostri personaggi. Abbiamo fatto delle belle cosine. Ho iniziato anche a buildare un pochettino in maniera più specifica i personaggi. Tra l'altro, come avevo già accennato, il nostro Cloud è per adesso una build full magica. Quindi è praticamente uno stregone che spara magia a profusione. Tiè, muori a posto. Buffer radiali, stiamo attenti. Anzi, qua facciamo un bel craio. Così debole, stati buono e fermo, bravo bambino. Sardina spero sia vivo. Dovrebbe essere immortale in questa fase, dobbiamo solo combattere noi. Ok, ecco una cosa che ho notato nella mia grande esplorazione e nei tanti combattimenti che ho fatto, a parte che consumiamo un sacco di PM, ma che prendiamo una quantità di danni esagerata. Quello è rimasto purtroppo. Adesso dobbiamo fare il combattimento in aria. Ok, sistemato. Sardina, stai bene? Sardina, dove sei? Sardina?
Sardina? Sardina? Vieni qua. Tra l'altro, ragazzi, ho anche esplorato molto meglio il crafting. E devo essere sincero, ho avuto dei brutti pregiudizi, perché il crafting è gigantesco. Ve lo faccio vedere al volo. Trasmutazione. Guardate quanta roba abbiamo sbloccato. Non dobbiamo cercare manuali, cose del genere. Dobbiamo semplicemente craftare. Noi craftiamo, per esempio, la grande pozione. E ci abbiamo exp. Ogni volta che arriviamo con quel cerchietto dove c'è il 5, ogni volta che arriviamo a, insomma, craftiamo qualcosa, ci dà exp. E se arriviamo a livello 6, per esempio, sblocchiamo gran pozione nebulizzata, che è ad aria, fortissima sta roba. E dicevo anche che non avevamo il crafting, cioè non ci diceva gli oggetti che ci servivano. Bene, basta semplicemente sbloccare. Una volta che sblocchiamo quell'oggetto, ci dice poi quello che ci serve per craftarlo. E molto spesso sono cose che già abbiamo raccolto. Vedete qua, per esempio, ci sono io di mezzo. Mi levo. Materiali necessari, vedete tutto con i punti interrogativi. Bene, una volta arrivati al TM livello 6, ci dirà cosa ci serve. Quindi non sono oggetti che non abbiamo trovato. Semplicemente dobbiamo prima sbloccare a TM 6 questo oggetto e poi ci dirà cosa abbiamo. Che molto probabilmente, ripeto, sono oggetti che già abbiamo trovato. Vedete, fermarsi un pochettino, fermarsi quell'oretta, oretta e mezza, mi è servita a capire tantissime cose, a sperimentare. E adesso sono un po' più consapevole. Però è rimasto il problema dei mostri volanti. Quella cosa è rimasta e rimarrà fino a fine serie. E bestemmierò. Altri nemici. Bravo, Sardina. Bravissimo. Stati buono là. Elimina le belve. Subito. Il piccolo Sardina non deve morire. Io non c'ho più punti. Mortacci miei. A sto punto meglio che me li prendo. Abbiamo anche le granate, però non le ho mai usate. Facciamo così. Grande etere, 50, forse esagerato. Prendiamo questo. Ok. Aia. Non mi segare con le ali. Vieni qua. Vieni qua. O ti butto il craio in testa. Aspetta che mi sta attaccando. Craio in testa, veloce. Questo qui vicino, perfetto, vai. Molto bene. Tensione, tensione. E sparisci. C'è anche un tasto molto rapido per far fare gli incantesimi agli altri compagni, ovvero premere o L2 R2, quindi andiamo o a sinistra o a destra. Il problema in realtà è che non attaccano, cioè non caricano la barra ATB per fare le magie, quindi comunque non posso usare le magie se non attaccano, non si caricano la barra. È un grosso problema. Io voglio rimanere con la modalità dove li uso io i personaggi. Non voglio che facciano le cose automatiche, perché mi piace comandare il team. Però ripeto, è un problemone il fatto che non caricano la barra. Se non caricano la barra non possono attaccare, non possono usare le abilità. È un grosso problema che dobbiamo risolvere in qualche modo. Spero ci siano materie che ti danno tipo ti ricaricano la barra nel tempo più velocemente, senza che devono per forza attaccare. Vieni qua, Sardina. Oh no, Sardina sta morendo. Per quanti eoni dobbiamo ancora seguire Sardina? È da un bel po' che stiamo correndo. Ci sono altri nemici? No, forse siamo arrivati. No, in realtà no. Avevo visto tipo cerbiato e ho detto ok, zona pacifica. In realtà non vuol dire assolutamente niente. Sardina, un attimo. Siamo arrivati, Sardina? Sardina? Oh, non ci sono questi. Mannaggia, Sardina, mannaggia. No, 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 non uccidere Sardina. No, 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 no. Sardina, non può morire Sardina. Ecco, però morto io. Porca miseria. No, 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 qualche cura mi serve. Aspetta, 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 non mi uccidere. Abbi pietà per il piccolo Cloud. A posto. Ah, meno male, va. Loro sono deboli. Non mi ricordo a cosa, sinceramente. Rimediamo. A ghiaccio, tutti a ghiaccio a fuoco sono deboli. Posso andare anche l'esplosione, sinceramente. Non ho magia. Non toccate Sardina. Non toccate Sardina. Non ci provate nemmeno. Tra l'altro, ho sbloccato questo. L'ha mancato all'ultimo. Ma sei un cretino, Cloud. Mannaggia. Sardina? A posto. Ok, continuiamo a correre. Continuiamo a correre all'infinito. Ho sbloccato l'abilità dell'altra spada. Mi sono praticamente... ho spammato l'altra spada. Ho sbloccato l'abilità. Soltanto che la spada Potence
è leggermente più forte per quanto riguarda una build magica, quindi terrò la spada potence. Sardina, quando vuoi, cioè stiamo correndo da mezz'ora, santo cielo. Dove cacchio sta andando? A parte che noi stiamo andando verso Yunon Shissa, che è qui. Quindi il figlio è a Yunon Shissa. E allora che cacchio mi hai detto che vai a prendere la ricompensa di Yunon Shissa? Sto andando lì. Ce l'abbiamo fatta? Oh. Cosa essere? Oh mio Dio, il battisabbia. Il battiscopa. Oh mio Dio. Che devo fare? Oh no, questi mi pietrificano. Che due scatole. Ma perché a me? Mo son morto. Fammi vedere cosa sono deboli questi. Ghiaccio? Stranamente vento, stranamente. Aspetta, aspetta. Devo stare attenti. Allora, ragioniamo un attimo. No, 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 aspetta, aspetta, io sto per morire. È finita per me, è finita proprio. E questi qua non caricano le special. Santo Gesù. Gran pozione, vai. Non mi uccide. Mortaci voi. Sto per essere pietrificato. E questo non va bene, non va per niente bene. Sardina, mortacci voi, mi hai portato fin qui. Stiamo per morire. Moriremo, moriremo. Vento. Nessuno carica la cacchio di barra. Erit c'ha la mossa vento più forte. Vediamo un po'. Vulnerabile. La bala tensione non si è minimamente aumentata. Che schifo. Allora, con calma, con calma. Facciamo tutto. Tifa sta morendo. Va bene. Facciamo così. Facciamo così. Erit possibilmente può curare. Erit cura Tifa. Tacchio, dovrei essere curato, ma va bene lo stesso. Schivate a caso. Perché i mostri nuovi proprio in questo momento per portare Sardina dal figlio? Madonna, sto morendo. È in pozione. Basta, non mi attaccate. Non ci provate. Guarda, ragazzi, quanto... Vabbè, a parte che mi sono pietrificato. Da quant'è che stiamo combattendo? Un paio di minuti? Tifa. Caricato la barra? No. Zero. Non ha caricato nemmeno un pezzo di barra, nemmeno una tacchetta. E cosa dovrei fare io? Chi ha bisogno di aiuto? Forse nessuno. Possiamo attaccare quindi? Proviamo ad attaccare, dai. Ah. Vai. Perfetto. Bravissima, Erit. Ok. Stai per morire, Erit. Stai per morire. Aspetta, aspetta. Fammi andare di qua. Fammi andare. Porca miseria. Ho finito pure i PM con Erit. Devo andare su Tifa. Tifa c'ha un sacco di punti. Chissà perché. Forse perché non usa le abilità. Perché non carica un cavolo. Muori. Oh sì, signorina Tifa. Finalmente. Mi faccia un po' di danni. Mi aiuti. Santo Gesù. Fai così. Vai. A posto. Easy peasy. Abilità dell'arma presa. Nice. Oh. Combo aereo di Tifa. Combo aereo di Tifa. Vai così. Puffo. Ti distruggo. Ti disintegro. Bella. 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 Vedi? Tifa, potresti essere utile. Se solo caricassi la fottuta barra. Sardina. Dove cacchio vai? Io spero che siamo arrivati. Non voglio fare un'altra fight. Anche perché ho finito i PM. Sono devastato. Ah, ok. E Yunon Shissa. Va bene. Non ho capito allora perché mi abbia detto la frase lì. Ma va bene. Siamo arrivati. Fatemi passare, ho Sardina. E lui il figlio? Un po' stanco, lui. Sì. Anta no kachan ni atuareta Kohada no bodyguard. Stiamo facendo incarichi solo per Erit e Barret. Tifa non ha un incarico che gli aumenti l'amicizia. Io non so come fare. No, no, io Sardina indietro non lo porto. Tieni qua e basta. Anche perché forse ne avete bisogno.
dato che lei è incinta. Lui ne sa qualcosa con Marlene. Io sardina indietro non lo porto. Tenetevelo voi. Pezzi di rubino, manuale combattimento per Barrett. Ah, mo sì che ragioniamo. No, vi prego. Devo fare. Sì, abbiamo risolto tutto. Vediamo cosa vuole. Barrett oramai è amico nostro per sempre. Allora, Space Gamers, in realtà questa missione secondaria io direi che me la faccio off camera, perché l'episodio è venuto parecchio lungo. Il prossimo episodio, molto importante, si va avanti con la trama. Yuffie ha la missione di uccidere il capo della Shira che sta arrivando. Dovranno fare una specie di manifestazione lì sopra Yunon, alla base della Shira. Succederà sicuro un macello devastante. E io vi saluto e vi do appuntamento ad un prossimo video.